di tirare in porta. Esatto. Antonio da Calvizzano, buonasera. Comunque Gino De Colleminei è un nostro spettatore della primissima ora, eh. Ci scrive da sempre. Lo Prego, ringraziamo. Antonio. Pronto? Sì, prego. È malato lei. Perché? Deve parlare lei, mica noi. Pronto? Parli, Antonio, parli. Buonasera, senta, io non vorrei tanto parlare della razzista, ma vorrei parlare della razzista. Io vi invito a rivedere la vostra trasmissione appena iniziata. I vostri punti. Era come un funerale. Soltanto quando il Napoli vince, i vostri punti rappresentano proprio il vostro rigore contro il Napoli. Io non so perché. Invece di Ma questo essere è un suo contento pensiero, va. di una vittoria, di un Questo è Napoli un suo pensiero, le che posso vince dopo garantire che io ho tanti anni, festeggiato che non oggi. abbiamo mai vinto niente, tranne gli anni di Maradona, voi siete tristi. Sì, ma lei sta parlando sul nulla, caro signor Antonio. Lei parla di niente, perché lei sta sostenendo quello che non esiste, che noi abbiamo Livore e che abbiamo i volti da No, non funerale. è Io vero, le non è garantisco che vero. sono Io ho seguito allegro, tutte le sono sereno, allegro e felice. trasmissioni. Con Non è vero, non mio è figlio ho vero. festeggiato, caro signore. Io non so lei, ma io sono contento stasera. No, lei si offende. Lei si Ma lei si inventa offende. le Mi faccia cose, ma quale usare Livore, ma questo quale funerale? potere. Ma lo No, mi faccia lei il faccia usare. funerale? Lei Il si funerale al offende suo perché non cervello lo sono deve fare, contento. perché lei Ma dice nessuno ha cazzate detto e vada nessuno via. ha Basta, detto basta, via. che. Vabbè, non è Via, via. sicuramente. Via, lei non Sicuramente. può offendere così. Lei non può offendere così. Io sono felice della vittoria del Napoli, come tutti noi. Lei non si può inventare queste parole. Ma quale Livore, quale funerale? Io sono tifoso del Napoli dalla nascita. Lei è un imbecille. Ah! Non mi deve offendere. Ritengo però, insomma, che neanche i nostri amici da casa debbano essere offesi, perché altrimenti rischiamo E andiamo in tribunale. Andiamoci. di cadere, insomma, in questo gioco, come dire, Mario, supportami tu. Io intanto sto mettendo la faccia tranquilla e simpatica, Cioè, noi quindi abbiamo lì si è scherzato tutta la sera. Ma solitamente non partecipo ai funerali ridendo per rispetto a chi. cosa è da pazzi, però. Facciamo una cosa, andiamo a Portici dove ascoltiamo Mario, che è il prossimo Oh, telespettatore ecco, che ci vedi, un chiama. mio omonimo, quindi va bene. Buonasera. Ora sì ce la faccio al funerale. Mi avete intossicato la serata. Buonasera Mario. Ilario, non Mario. Ah, Ah, io leggo male. Ilario, abbiamo. Buonasera Allora, Luigi. buonasera. Dottor Cialini, le voglio dire solo una cosa. Non deve cadere in queste trappole. Ma Non io sono dovete cadere in Fumino, queste trappole. che devo fare? Il mio carattere è questo. Purtroppo questi sono i classici tifosi napoletani che quando il Napoli va bene devono ricominciare ad attaccare poi altre cose. Ma per quale motivo? Siamo È tifosi tutti motivo poi. loro cervellotico. Purtroppo loro hanno queste fissazioni. Ma no, ma c'è qualche deficiente che su Twitter mi scrive: abbiamo vinto, ma voglio dire come la metti? Come la metti? Sono contento come te! Lo Sono più so, io lo felice seguo da tanti di anni, quindi lo so bene. Lei quando critica il Napoli? te. Dica, dica. Lei quando critica il Napoli, critica quando vede le cose male. Quando avete attaccato a Benitez, che le cose andavano male, non è perché l'avete fatto per sfizio. E quella è la Io cosa. penso che Napoli poteva fare anche di più, insomma. Punto. Cioè, se a me Benitez solo sta facendo bene, e quindi per me Benitez solo è alto livello, quindi punto. Io ho Quella è la scritto, cosa. allora, chi invece non è in malafede, non è pretestuoso e ha voglia di seguirci, perché poi io ringrazio sempre chi ci segue, anche chi critica, per carità, non è che noi vogliamo il corifeo per star qui a incensare. Io ho scritto non più tardi della partita di mercoledì. Oggi a Rafa non ci si può dire niente perché è Esatto. stato tradito dai Blancos, al Biol, cagli di Ah, Bergamo, comando e stiamo guai. parlando. Tanto per dire che il pareggio di Bergamo non è che ho attaccato Benitez, lì che No, colpa ha il perché abbiamo tecnico? dominato dal Che primo al colpa c'ha il 90. tecnico? Nessuna. Quando mi fa il turnover di Udine mi fa imbestialire e dico cacciatelo, perché è Esatto. folle quel turnover. Avrò Esatto. esagerato, per carità, ma io quel giorno ho visto come il toro. Perché lì è una partita da vincere facilmente. L'Udinese non era ancora quadrata come oggi ed è più scarsa degli altri anni tecnicamente.
vedrete dove finirà poi l'Udinese, io non credo che si finirà nelle prime otto. No, assolutamente no. Allora, se Benitez mi fa delle affermazioni come quella prima di Bilbao, mi mette in campo Britos e Gargano, Giorginio e Hiller e Zuniga, li lascia fuori quando devono giocare i giocatori più esperti a una partita del genere, e tre giorni dopo li fa giocare, quando mi mette Michu, che in questo momento è un palo della luce per quanto corre, non che sia scarso tecnicamente, è uno che ha fatto 20 gol in Premier League, probabilmente tornerà un buon giocatore, ma quando tornerà non servirà più. Ma quando mi mette Michu al posto di Hamsik, per me è una follia, per me il cambio giusto è quello di oggi. Oggi a Benitez faccio i complimenti, perché a mio giudizio ha fatto tutto bene. Forse Insigne non lo doveva togliere in quel momento, se proprio voglio dire un piccolo appunto. Cioè, uno cerca di dire le cose con coerenza, ci prova, con serietà, con onestà intellettuale. Poi, io non ho la verità, lei può dire in un modo, io la penso in un altro, ci confrontiamo, posso sbagliarmi. Io sono del parere che Benitez non è inadeguato al campionato italiano, come ha detto qualcun altro che viene attribuito a me sbagliando. L'ha detto qualcun altro, non l'ho detto io. È che non si è adeguato al campionato italiano, oggi l'ha fatto, ma ci ha messo un bel po' di tempo, perché è un po' testardo. Esatto. Io penso lui sia adeguatissimo, ma si deve imparare ad adeguare. E questo è tutto. Vediamo un attimo anche... Buonasera, ho il piacere di parlare con voi per la prima volta, vi ascolto con molto interesse e stimo molto i giornalisti del parterre, anche se a volte non sono sempre d'accordo con loro. Questo per e mi dispiace che il signor Chiariello abbia purtroppo sia caduto anche lui nella trappola del tifoso che magari, come dire, con veemenza ha spiegato le sue ragioni. Però Paolo, è chiaro che Paolo purtroppo non ha spiegato le sue ragioni, si è inventato delle storie. Siamo agli sgoccioli, dai, chiedi scusa anche tu al tifoso. Si ha l'impressione. Io non chiedo scusa proprio a nessuno, guarda. Io chiedo scusa per i toni, per il pubblico, ma non a quella persona che mi ha offeso. No, ma non, probabilmente non sono offese, probabilmente sono cose dette con un po' di figure. Cattiveria, perché tu non ti puoi inventare che io sto da funerale, che io sto pieno di livore, sì, quando io ho festeggiato tutta sicuramente, la giornata. Sicuramente, quella è cattiveria. Sicuramente, ed è una calunnia, è un'insolenza. Sicuramente non c'era questo nella trasmissione, io non l'ho affatto avvertito. E credo che pure lei, quando magari critica il Napoli, lo fa perché è convinto, eccetera, anche se a volte io non condivido, per esempio, alcune critiche fatte a Benitez, dove pure io effettivamente molte volte ho trovato delle critiche ingiuste, esagerate. Il nostro Umberto Chiariello. Guardate che sorrido, ci sono capace. Lo sport è rispetto allo sport. Ci vediamo domani. Buonanotte. Immagino domani che...